La mano dell'artista che dipinge il quadro. Ecco l'opera carnevalesca del maestro Alfredo Sasso, artista contemporaneo, che accompagnerà e promuoverà la manifestazione carnevalesca del 2017 a Pietrasanta. La presentazione è avvenuta mercoledì sera alla Versiliana in occasione dell'elezione di Miss Carnevale, alla presenza del sindaco Mallegni e dell'assessore Santini, che ha sottolineato la valenza dell'opera. Il maestro Sasso, scultore e pittore che gira il mondo lavorando con opere gigantesche, ha parlato di un quadro dentro un altro quadro, una sorta di gioco degli specchi. L'occhio vuole essere ingannato nell'arte, quindi è come dei giochi di prospettiva sempre rimandati. Il trucco della prospettiva di Masolino di Panicale fa la prospettiva e ci dà l'idea della terza dimensione, ma non c'è la terza dimensione. Quindi mi piace questo gioco di confusione di uno non riesce a capire cos'è rappresentato e cos'è il quadro. È l'opera d'arte che ci fa vivere in una dimensione fuori dall'ordinario, è questo gioco. Insomma, un manifesto che ben si adatta a quelle che sono le tradizioni popolari, la cultura e il territorio di Pietrasanta.